Questa scelta di entrare nel tribunale Russell e la notorietà che comportò per Basso questa sua adesione lo lanciarono come leader globale internazionale, richiesto in ogni parte del mondo, e fu anche il precedente che lo convinse poi nel 1971 ad aderire alla proposta di costituire un secondo tribunale Russell, questa volta dedicato all'America Latina. Dopo la morte di Bertrand Russell, Lelio Basso fece un viaggio in Cile. In quell'occasione conobbe anche Allende, con cui ebbe un incontro, che era il presidente, e alcuni esuli brasiliani lo avvicinarono e gli chiesero di continuare il lavoro che era stato fatto con il Tribunale Russell I, inaugurando una sessione dedicata alla violazione dei diritti che la dittatura brasiliana andava commettendo sul popolo brasiliano. E nell'anno successivo altre richieste si aggiunsero, perché purtroppo le dittature sudamericane si estesero al Paraguay, all'Uruguay, finché ci fu il colpo di Stato che in Cile uccise il presidente Allende, fece cadere il suo governo popolare e al potere andò Pinochet. È mezzogiorno dell'11 settembre 1973. I caccia della forza aerea cilena passano a volo radente sulla Moneda e sganciano le prime bombe. Salvador Allende viene rinchiuso dalle 7:30 del mattino. L'hanno svegliato all'alba nella residenza privata per annunciargli che i militari sono in rivolta. È il colpo di Stato. Non è solo la sconfitta della sinistra, sta morendo la democrazia cilena. Mezzogiorno è passato da pochi minuti. Il palazzo è in fiamme. Finito il bombardamento aereo, si riapre il fuoco dei cannoni. Si spara per altre 2 ore. I golpisti non vogliono rischiare, aspettano le 2 per dare l'assalto. E attorno a quell'ora muore Salvador Allende. Salvatore Allende era un democratico non solo perché rispettava la Costituzione e le forme legalitarie. Allende sapeva che il socialismo deve edificarsi sulla partecipazione effettiva delle masse. La vostra agonia è stata un'agonia anche per me. Questa è una delle ragioni che mi hanno spinto ad assumere l'organizzazione del Tribunale Russell. Molti cileni, a cominciare da Hortensia Allende, chiesero a Basso di allargare l'accertamento del Tribunale anche al Cile. Fu necessario dedicare 3 sessioni alle dittature sudamericane. La prima fu a Roma nell'aprile del 74, la seconda nel 75 fu a Bruxelles e la terza ancora a Roma nel gennaio del 1976. Sono stati i popoli a conferirci legittimità e saranno i popoli ad eseguire la nostra sentenza. A nome dei loro diritti, il Tribunale giudica il governo degli Stati Uniti, i governi dell'Argentina, della Bolivia, del Brasile, del Cile, della Colombia, del Guatemala, di Haiti, del Nicaragua, del Paraguay, della Repubblica Dominicana, dell'Uruguay e le imprese multinazionali. Il Tribunale, per tutti questi motivi, Il presidente della giuria, Lelio in Basso, quanto dopo una colpevoli di sintesi dei violazioni lavori, ha dato lettura della motivazione della sentenza. gravi Il e tribunale Russell condanna i dei diritti umani, dei diritti dei governi di popoli, 12 paesi del governi Centro e Sud d'Argentina, America Bolivia, per violazioni gravi dei Brasile, diritti Cile, dell'uomo e per Colombia, crimini Guatemala, contro l'umanità. Haiti. Era tutta una grande piattaforma di dittature militari con tutto il supporto degli Stati Uniti che avevano occupato proprio completamente tutta l'America Latina, incominciando dal Brasile alla fine degli anni 60 con il colpo di Stato, fino a quello che era stato apparentemente l'ultimo colpo di Stato in Cile nel 73
e che invece sarebbe diventato purtroppo non l'ultimo, ma qualcosa che annunciava qualcosa ancora di, non dico di peggiore perché non c'è niente di peggiore, ma quello che era poi stato il colpo di stato conclusivo di questa traiettoria, che è stato quello dell'Argentina nel 76, che arriva proprio alla chiusura delle tre sessioni del Russell. Il minimo comune denominatore di tutte queste dittature era quello che poi avrebbe preso un nome con la dittatura argentina, di fare scomparire le persone, le desaparizioni, di metterli in prigione, di torturarle, di negarne la dignità umana e di negarne il carattere di rappresentanti di una volontà di liberazione di questi popoli. Si tratta di un'azione sistematica, generalizzata e comune di un sistema di cui la tortura è appena una delle componenti. Questo sistema tende ad escludere la maggior parte della popolazione dalla vita nazionale, al fine di mantenere e aumentare i privilegi di una ristretta minoranza. Lui tentava di individuare qualcosa che, al di là della denuncia, davvero fosse utilizzabile anche per rafforzare i diritti umani.